Direi che è andata piuttosto bene, nel senso che già in passato le percentuali di coloro che valutano buono ed eccellente il servizio sono state sempre piuttosto alte, sono state confermate e soprattutto è stata confermata poi l'attenzione che le famiglie rivolgono a tutti gli aspetti della vita del nido, quindi la mensa, la dieta personalizzata, gli spazi gioco interni, esterni, la qualità del progetto educativo, il coinvolgimento sempre delle famiglie nella progettazione educativa. Quindi questo ci è servito non soltanto per valutare il gradimento, ma anche per avere degli input circa i miglioramenti da mettere sempre in campo, ecco perché non ci possiamo sedere sugli allori, ma garantire un servizio che effettivamente sia sempre di qualità. Diciamo che abbiamo raggiunto un buon livello, non voglio dire ottimo perché insomma non, come dire, le amplificazioni non vanno mai bene, però posso dire che siamo comunque molto attenti anche a valutare i bisogni delle famiglie e quindi magari anche a ipotizzare, a pensare servizi diversi, servizi complementari che possono essere scelti. Per esempio i tempi per le famiglie, abbiamo visto negli ultimi mesi come stanno diventando un luogo di incontro per i nonni con i nipotini, perché spesso ai nonni vengono affidati i bambini da coloro che non scelgono il nido, insomma per una serie di motivi, e hanno bisogno di un luogo dove incontrarsi, quindi anziché andare al supermercato oppure girovagare per il quartiere possono effettivamente trovare un luogo in cui giocare anche loro con i loro bambini.